Ciao, sono Omar e in questo video vedremo come regolare il deragliatore posteriore. Non esiste una data di scadenza per regolare il deragliatore, ovvero il deragliatore posteriore va regolato ogni volta che c'è necessità. Per cui se la cambiata non è fluida, la catena salta su un determinato pignone oppure fa rumore e soprattutto vi cade verso il telaio, quindi dal pignone più piccolo, o vi cade soprattutto nei raggi, che è una cosa molto pericolosa perché rischiate di strappare e di rovinare completamente la trasmissione, dovete effettuare la regolazione. Inoltre, comunque, essendo un sistema meccanico sotto tensione, nel tempo questa tensione tende a diminuire, per cui è buona cosa ogni tanto mettere mano al deragliatore posteriore e dare una regolata. La regolazione del deragliatore posteriore avviene in tre fasi: il tensionamento del cavo, il registro di fine corsa e la tensione della molla. Posizioniamo il deragliatore posteriore sul pignone più piccolo, dopodiché con la chiave a brugola da 5 mm svitiamo completamente la vite di fermo e liberiamo il cavo. Regoliamo ora il fine corsa inferiore, ovvero questa vite denominata H, che sta per High Speed, ovvero alta velocità. In sostanza questo fine corsa regola la battuta della catena sull'ultimo pignone, impedendo che cada verso il telaio. Avvitando o svitando questa vite faremo in modo di, avvitando, la portiamo verso i pignoni, svitando la portiamo verso il telaio. Dobbiamo mettere in rotazione i pedali e avvitare o svitare questa vite affinché le due puleggie siano parallele al pignone. Inseriamo nuovamente il cavo metallico all'interno della sua scanalatura e serriamo la vite con una chiave a brugola da 5 mm. Proviamo ora, attraverso il comando del cambio, a far salire di un rapporto il deragliatore. Se il deragliatore non sale, dovete agire su questa vite di registro, dando tensione, ovvero svitando la vite. Ricordatevi sempre, se svitate la vite state dando tensione al cavo, quando la avvitate state togliendo tensione. Per cui provate a far salire di un rapporto il deragliatore, se non sale svitate e date tensione, e fate così con tutti i pignoni. Riprovate poi dal pignone più grande a far scendere di rapporto il deragliatore. Se fa fatica a scendere significa che c'è troppa tensione, per cui avvitate leggermente per togliere un po' di tensione al cavo. Riprovate più e più volte fino a che, agendo sempre un quarto di giro alla volta, non serve che sia molto di più, tutte le cambiate siano fluide. Una volta che avete regolato la tensione, portate il deragliatore posteriore sul pignone più grande e il deragliatore anteriore sulla corona più piccola e regolate il fine corsa superiore, che è questa vite, che è indicata con la lettera L, che sta per low speed, ovvero bassa velocità. In sostanza, avvitando questa vite voi portate le puleggie verso i pignoni, svitando questa vite portate le puleggie verso la ruota. Dovete fare in modo che queste puleggie siano parallele al pignone più grande affinché la catena non cada mai dentro i raggi. Questa è una cosa importante perché se la catena cade dentro i raggi si possono rompere. Per cui una volta che avete regolato il fine corsa e siete sicuri, fate sempre questa prova, ovvero fate ruotare i pedali e spingete a mano il deragliatore. Il fine corsa deve bloccare il deragliatore, non deve permettere, nonostante la nostra forza, alla catena di cadere entro i raggi.
Terminiamo ora la regolazione con l'ultima fase, ovvero la tensione della molla. Per farlo agiamo su questa vite con un cacciavite a croce e avviciniamo la puleggia superiore al pignone più grande, sempre mantenendo la corona più piccola all'anteriore. Questo serve perché la distanza tra la puleggia e il pignone più grande deve essere al massimo di 3 mm affinché la parte di catena non tesa sia minima e la cambiata sia più fluida. Svitando questa vite si avvicina la puleggia, avvitando invece la si allontana, quindi dovete regolare affinché la puleggia sia a 3 mm dal pignone. Se volete effettuare una regolazione ancora più fine del deragliatore posteriore, fate scalare tutti i rapporti fino ad arrivare sul pignone più piccolo e mettete la corona più grande all'anteriore. Dopodiché prendete il cavo metallico e tiratelo. In questo modo state eliminando completamente la tensione residua che si è formata nel cavo. Dopodiché, dopo questa operazione, smollate nuovamente questa vite e riposizionate il cavo e rieffettuate tutta la regolazione della tensione. Dopo che il cavo si è già tirato, quindi le fibre di metallo si sono già stirate, avrete quindi una regolazione del deragliatore posteriore più fine. Abbiamo concluso. A me non rimane che ringraziarvi per averci seguito e se avete domande, dubbi, chiarimenti, lasciate un commento nella sezione qui sotto. Buone pedalate a tutti!